Buongiorno a tutti e ben ritrovati per il nostro consueto spazio dedicato al no profit. Questa mattina ospitiamo un'associazione che si chiama Sogni e Cavalli ed abbiamo con noi Maria Elena Rondi. Maria Elena, benvenuta e insomma è un piacere averti qui. Io vorrei partire subito dal raccontare che cosa Sogni e Cavalli ha fatto per il Festival dei Diritti, perché stiamo ospitando le associazioni che hanno preso parte al Festival dei Diritti del CSV e quindi anche Sogni e Cavalli è stata una delle protagoniste. Poi ci racconterai di che cosa vi occupate, perché insomma i sogni e i cavalli sono molto interessanti. Sì, buongiorno a tutti. L'associazione che sta per compiere tra l'altro 20 anni il prossimo 2 febbraio e quindi ormai ha una sua storicità sul territorio, collabora da sempre col Centro Servizi Volontariato, sia per il Prime Base Festival che per il Festival dei Diritti. Quest'anno, in collaborazione con uno dei nostri partner progettuali, che è l'Unione Lotta alla Distrofia Muscolare, abbiamo costruito un evento che è stato un evento online, un evento che ha visto la partecipazione delle istituzioni del territorio e che abbiamo cercato di coinvolgere per raccontare loro un po' quella che è la realtà delle persone disabili che frequentano le nostre associazioni, quelle che sono le attività che stiamo portando avanti. E tutto quello che anche con il contributo proprio degli enti pubblici, quindi del comune, della regione, delle fondazioni bancarie del territorio o in questo caso anche della Tavola Valdese che ha cofinanziato dei progetti sui fondi dell'8 per 1000, stiamo portando avanti. E quindi tutte le attività che riguardano Sogni e Cavalli Onlus attualmente è inserita in un'azienda agricola, in uno spazio aperto, in mezzo alla natura, nel Parco del Ticino, in cui si possono svolgere tantissime attività, quindi partendo dai cavalli, arrivando poi alle attività di orto e di agricoltura sociale. E quindi abbiamo cercato di far capire, insomma, ai nostri interlocutori, tutti quelli che erano i progetti che portavano avanti, che stiamo portando avanti. E come ai nostri allievi, ai nostri utenti, ai nostri soci piacerebbe interfacciarsi con le istituzioni o quali risposte piacerebbe avere o quale apporto apportare alla vita concreta, proprio perché le persone disabili hanno un ruolo sempre maggiore nella società e quindi ecco, desiderano essere visti sempre più come protagonisti attivi del nostro tempo, sia nel settore lavorativo che in quello formativo, che in quello scolastico, più che, come era vissuto tanti anni fa, come oggetti passi soggetti passivi di cure o di attenzioni. Ecco, la cura è stato il filo conduttore di questo Festival dei diritti e come l'avete declinato voi? Ecco, proprio partendo da quella che è la cura dei cavalli, noi in scuderia abbiamo 14 cavalli, quindi la cura dei cavalli, dell'ambiente in cui vivono, ma anche la cura dell'orto, e partendo da quello che è sempre stato uno dei nostri principi fondanti, quindi che le persone con disabilità, le persone con disagio sociale, i bambini, chiunque, si potesse avvicinare con un ruolo sempre più attivo. Quindi Sogni e Cavalli Onlus che funziona diciamo a 360 gradi, quindi senza differenze di età, di sesso, di provenienza, con utenti, allievi, soci che vanno dai 2 anni e mezzo, 3 fino agli 80-82, ha sempre dato spazio a tutti in tutti i ruoli, inserendo sia nelle attività di segreteria che in quelle amministrative, che in quelle di accudimento dei cavalli, nelle lezioni, insomma, in tutte quelle che sono le nostre attività, ogni persona, dai più piccoli ai più grandi, dalle persone con più difficoltà, quelle con meno, possono essere inserite acquisendo un ruolo attivo. E quindi da noi tutti sono ovviamente oggetto di cure, perché è bello potersi prendere cura del prossimo, ma devono poi a loro volta essere soggetti attivi nella cura degli animali, nella cura della struttura, nella cura degli spazi aperti dell'orto e anche certe volte nelle attività di progettazione, di raccolta fondi. Quindi assolutamente essere attivi e protagonisti della cura. Quindi coinvolti a 360 gradi per occuparsi degli animali, ma non solo. Io sono curiosa di sapere questo, nel senso che bene o male tutti sappiamo quanto un animale può darci e può trasmetterci, ma il cavallo in particolare, che meccanismo può instaurare con soprattutto le persone con disabilità?
Allora, puoi instaurare tantissimi meccanismi e che sono differenti a seconda del singolo cavallo e della singola persona, quindi è anche importante poi creare un buon abbinamento o più abbinamenti dove è possibile. L'attività a cavallo si può rivolgere a persone con difficoltà sul piano neuromotorio, quindi può lavorare sul tono muscolare, sull'equilibrio, sulla coordinazione. Oppure si può lavorare su quelli che possono essere dal punto di vista più cognitivo, l'orientamento spazio-temporale, l'accettazione delle regole. Il cavallo può trasmettere tantissimo affetto. Noi poi non dobbiamo pensare al fatto che i nostri allievi siano passivi sul cavallo. Spesso iniziano col cavallo tenuto a mano da un operatore, con un istruttore di fianco, ma poi diventano autonomi. L'autonomia la possono raggiungere solo al passo trotto, al passo trotto galoppo. Abbiamo poi un'attività integrata di scuola di equitazione, quindi con la partecipazione integrata anche a gare di salto ostacoli, a gare di dressage, gincana, pony games. Insomma, diciamo che in questi 20 anni quella che è la cultura dell'attività a cavallo per le persone con disabilità o con disagio è cresciuta tantissimo e si è allargata tantissimo proprio lavorando sul fronte dell'integrazione e della socializzazione. Si dice poi che i cavalli siano in un certo senso lo specchio di quelli che sono i nostri sentimenti. Sono animali che adottano un linguaggio non verbale, che non giudicano, che accettano le persone per come sono, ma che desiderano essere accuditi e rispettati. Sono animali estremamente paurosi e quindi con i quali ci vuole anche una certa fermezza d'animo. Diciamo che il rapporto con i cavalli è un rapporto straordinario che ognuno costruisce in base a proprio quella che è la sua individualità. Se poi vogliamo pensare a quelle che sono le nozioni di scuola, insomma, che pensiamo che i cavalli fanno parte dell'immaginario collettivo di tutti noi, da Pegaso che è il cavallo alato, il principe azzurro, i cowboy, gli indiani, i cavalieri medievali. Il cavallo fa parte proprio della fantasia e della storia di tutti noi. E È un quindi animale affascinante che ognuno di noi vorrebbe avere anche in casa, ma non si può. cosa più difficile, però muove veramente tutta la nostra parte più fantasiosa e più. Dallo spirito del bambino a quello anche dell'adulto che si immagina. Voi dovete pensare che quando una persona è su un cavallo, comunque vede il mondo dall'alto. Quindi da un lato deve poter controllare le proprie emozioni per non trasmetterle al cavallo, ma dall'altro è in grado di vedere i genitori, gli operatori, tutto da una posizione alta. E quindi per persone che spesso hanno delle difficoltà a relazionarsi o avere una buona autostima, è veramente straordinario come sensazione. Io la consiglio a tutti. Quindi dicevi prima che ogni cavallo ha la propria caratteristica, il proprio carattere, la propria indole e che quindi ci vuole il cavallo giusto per la persona giusta. Insomma, come si fa a conoscersi? Come si fa a capire quello è il mio cavallo? Oppure come fa il cavallo a capire quella è la persona che va bene per me? Sì. Si va per tentativi, si spera di arrivare in una scuderia in cui ci sia il cavallo ideale o comunque un cavallo con cui andare d'accordo, perché poi è importante. I cavalli sono diversi per altezza. Noi partiamo da pony che sono alti 1 metro a cavalli che sono alti 1,75 m, quindi la struttura fisica conta, il carattere del cavallo conta, quindi se è un cavallo curioso, è un cavallo un po' più pauroso, un cavallo riservato, un cavallo coccolone, un cavallo che si spaventa per ogni cosa, e il lavoro dell'istruttore, del tecnico, è quello poi di appunto valutare quello che può essere il cavallo giusto, sia per struttura fisica che per carattere, per ogni singolo allievo. Certe volte poi gli allievi hanno delle propensioni individuali, come è giusto che sia, quindi bambini molto piccoli che ambiscono a salire su cavalli molto alti, persone alte che hanno paura a stare troppo in alto e chi vuole un cavallo scuro, un cavallo chiaro, insomma, ci sono tantissime, come dire, tantissime caratteristiche che entrano in gioco in questo momento, nel momento in cui si inizia a cavalcare. Poi ogni cavallo ha un movimento diverso, cioè quello che cammina un po' più velocemente, un po' più lentamente, che trasmette un movimento diverso. E quindi anche questo conta. Ovviamente dove abbiamo delle patologie gravi, dobbiamo scegliere cavalli con indole particolarmente tranquilla e un passo molto lento e cadenzato. Dove invece abbiamo magari bambini con una forte tendenza all'iperattività,
Può essere utile scegliere un cavallo vivace che tiene assolutamente desta l'attenzione. Ecco, è molto bello e credo che per ciascuno sia indimenticabile la prima volta che si sale a cavallo, anche perché una cosa particolare è che i cavalli non sono mai fermi, continuano a spostare il peso da un alto all'altro, muovono le orecchie e quando si sale certe volte le persone hanno, alcuni bambini o ragazzi hanno molta paura, ma hanno paura nel momento in cui il cavallo si ferma, quindi dicono voglio scendere, poi quando il cavallo parte invece ha un movimento che quasi ti culla, un movimento rassicurante, un dondolio, e è straordinario. Credo che poi ognuno di noi si ricordi la prima volta che è salito come la prima volta magari che è partito al trotto, che ha imparato a galoppare o i primi salti. Sono sensazioni bellissime che ciascuno vive a modo suo. Ci sono magari persone però che non hanno ancora raggiunto il coraggio di montare un cavallo, però possono comunque partecipare e comunque prendersi cura di questi animali. Assolutamente sì, noi abbiamo tutto un settore di attività a terra che è dedicato a chi non ha la possibilità di salire a cavallo perché magari ha una difficoltà tale per cui l'attività a cavallo non è indicata, oppure a chi segue un percorso differente perché magari è inserito da noi per motivi che non sono strettamente correlati all'attività in sella. Sogni e Cavalli Onlus è partita con un'attività rivolta alle persone con disabilità. Nel 2007, con un progetto del Consorzio dei Piani di Zona del Comune di Pavia, si è allargata a tutto quello che è il settore del disagio sociale e della fragilità. Quindi abbiamo iniziato ad accogliere persone che venivano da nuclei familiari con disagio socio-economico, abbiamo iniziato a accogliere ragazzi provenienti in comunità o da famiglie che avevano commesso dei reati penali minorili, poi abbiamo un settore per chi è in un percorso di uscita dalle dipendenze in collaborazione col SERD e ci occupiamo anche di percorsi protetti per persone con che hanno commesso reati o illeciti amministrativi e quindi devono ripagare in un certo senso quali sono i loro debiti con la società. Tutto questo sempre in collaborazione con gli enti del territorio. Ecco, in alcuni di questi casi l'attività sul cavallo non è prevista, ma è prevista solo un'attività a terra. Poi quello che vedete sono le foto della struttura in cui siamo inseriti adesso, che è un'azienda agricola di mia proprietà, che ho costruito proprio per poter ospitare Sogni e Cavalli Onlus e tutte le altre realtà del terzo settore, come la UILDM, che sono interessate a un'attività all'aria aperta. È un'attività che poi è cresciuta, costruendo anche una scuola di equitazione per bambini e adulti, e è una scuola assolutamente integrata, in cui tutti montano gli stessi cavalli, perché i cavalli sono di proprietà mia e della scuola, e tutti fanno un'attività sullo stesso piano, insomma, indipendentemente dalla famiglia di origine o dalle difficoltà che si hanno, insomma, è proprio un posto molto bello, molto aperto e accogliente. E adesso stiamo vedendo quindi anche la vostra pagina Facebook, e poi dici come fare a contattarti, anche perché immagino che chi ci sta ascoltando abbia voglia di darvi una mano e di venire a conoscere questa realtà. Quindi la pagina Facebook è? La pagina Facebook, l'indirizzo non lo so esattamente, però credo che io non sono molto social, lo sono diventata durante il lockdown perché ho dovuto iniziare a pubblicare la nostra vita quotidiana senza gli allievi. Il primo lockdown, quello dell'anno scorso, è stato veramente triste perché ci siamo trovati per 2 mesi con la struttura vuota, insomma. I cavalli si sono riposati, però mancava tantissimo l'attività. Abbiamo ridipinto tutto, fatto tante cose, ma abbiamo trovato tanti modi per rimanere in contatto. Quello che vedete è una parte che si chiama Come eravamo, in cui ogni giorno pubblico una foto della storia dell'associazione di questi 20 anni nell'anno in cui la pubblico. In questo momento stiamo portando avanti il bando sul servizio civile rivolto ai giovani dai 18 ai 28 anni che possono venire a fare servizio civile per un anno da noi ad aiutarci. Come si può dire, chi desidera avvicinarsi lo può fare venendo a montare a cavallo o venendo a aiutare come volontario. Noi accogliamo tutte le persone come volontari attivi dai 16 anni in su. E è una cosa che non richiede competenze particolari, nel senso che basta avere interesse, passione
e tanta tanta voglia di mettersi in gioco. Poi si trova il posto giusto per tutti, dalla cura dei cavalli alla cura dell'ambiente, al fatto di tenere i cavalli, al fatto di stare con i ragazzi in segreteria, insomma, di cose da fare ce ne sono veramente tantissime. Tra l'altro noi col Centro Servizi Volontariato ogni anno organizziamo un corso di formazione per i volontari, che non è obbligatorio, ma che fornisce comunque una parte di competenze che possono essere utili. Ecco, quindi venite a trovarci, telefonateci su Facebook o anche il sito non è molto aggiornato, dobbiamo rifarlo. Trovate il mio numero di telefono e ecco, adesso abbiamo gli ingressi contingentati, ovviamente, però ecco, questa è Valentina che è una nostra volontaria, però insomma, siamo Ma qui disponibili. avete anche altri animali oltre ai cavalli, perché vedo che No, il allo braccio. stato No. attuale no, abbiamo solo i cavalli, però proprio oggi abbiamo presentato un progetto per poter costruire una fattoria sociale che diventi poi una fattoria didattica a gestione mista, in modo da poter allargare le nostre prospettive anche ad altri animali, insomma. Cerchiamo di, con il tempo, di crescere e di dare sempre più possibilità ai nostri soci e a Ecco, chi non quindi si può avvicinare. stavo per chiederti, sogni e cavalli, i cavalli ci sono, i sogni quali sono? Oltre ad aver realizzato tutto questo, quelli futuri quali sono? I sogni sono in continua evoluzione, è vero, nel senso che quando abbiamo fondato Sogni e Cavalli Onlus nel 2001, il desiderio era quello di costruire una casa per tutti i cavalli. Abbiamo anche i nostri pony anziani in pensione, abbiamo un pony di 30 anni e uno di 35, e costruire una casa che fosse veramente casa per tutti gli allievi, le loro famiglie volontari. Il sogno si è realizzato nel 2016 e continuiamo ad andare avanti. Quindi abbiamo poi creato il settore educativo. Adesso credo che il sogno più grande sia quello di portare anche i nostri ragazzi molto all'esterno, che è stata la base degli ultimi due progetti che abbiamo costruito, uno con Regione Lombardia e uno con la Tavola Valdese. E quindi dare formazione ai ragazzi, ragazzi che sono da noi in tirocinio formativo, poterli inserire in altre associazioni sportive come volontari o come operatori o in altre aziende agricole o enti del territorio perché crescono. Io li ho messi a cavallo alcuni che avevano 5-6 anni, adesso ne hanno 30, quindi ecco, hanno esigenze diverse, hanno proprio l'esigenza di essere attivi nella società e di uscire un po' dal loro guscio, quindi credo che il nostro sogno più grande sia proprio quello che i ragazzi possano inserirsi a pieno titolo in tutta la società. Per quanto riguarda invece la struttura, l'idea è quella di farla crescere, quindi di renderla sempre più bella, più accogliente, più completa, e quindi ecco, siamo passati dai cavalli all'orto, produciamo anche il miele, adesso forse il futuro è proprio quello di avere altri animali e una fattoria completa. Quindi, oltre al prendersi cura dei cavalli, vi state dedicando anche alla parte dell'orto, c'è cioè anche quell'aspetto? Sì, è un'attività che la mia azienda agricola porta avanti con Sogni e Cavalli Onlus, con la UIL-DM. Abbiamo costruito un progetto di ortoterapia per cui abbiamo fatto anche delle postazioni rialzate in modo che le persone dalla sedia a rotelle potessero direttamente coltivare la terra. Bello. E tutto questo poi sfocia, quello che dicevo prima, grazie anche al cofinanziamento di enti pubblici o privati, in progetti sempre nuovi. Adesso stiamo per chiudere un progetto che si chiama Join Up My Job, che aveva il cofinanziamento di Regione Lombardia sulla formazione lavorativa dei nostri ragazzi, e ne stiamo portando avanti due con la Tavola Valdese, che sono My Favorite Farmer, che riguarda la collaborazione in un progetto di orto e di attività agricola di persone con difficoltà che hanno commesso insomma, degli illeciti penali o ex detenuti in collaborazione con persone disabili, e un progetto che si chiama invece In sella ai sogni, con cui abbiamo comprato la Tavola Valdese, insomma, ha contribuito a comprarci una meravigliosa pony nuova per far avanzare dal punto di vista agonistico una parte dei nostri allievi. Abbiamo poi un altro progetto attivo che è cofinanziato dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia, che è in stretta correlazione con un altro progetto cofinanziato alla UIL-DM insieme a noi. I due progetti si chiamano Camin Go Out
e riguarda la creazione presso di noi di un agrinido, quindi uno piccolo spazio protetto per 3 bambini per volta, in modo che possano crescere in mezzo alla natura, rivolto soprattutto a quei bambini che per vari motivi in questo periodo di emergenza non possono frequentare la scuola, quindi l'asilo nido. E il secondo progetto, che si chiama Crescere Contatto, è invece un progetto che riguarda la formazione di personale specializzato che possa, diciamo, andare ad affiancare le persone a domicilio, diciamo, come se fossero delle babysitter, tra virgolette, delle tate specializzate sulla disabilità, perché le famiglie che hanno figli con disabilità dal punto di vista neuromotorio, neurosensoriale o cognitivo hanno bisogno di persone che abbiano una formazione particolare e che si sappiano avvicinare ai loro figli in modo speciale. E quindi uno dei nostri desideri è proprio quello di dare anche questo supporto alle famiglie. Noi siamo nati come associazione di famiglie e crediamo tantissimo nel fatto che le famiglie con difficoltà, con situazioni di disagio, di fragilità, abbiano bisogno di essere supportate in tutti quelli che sono gli aspetti, quelli che certe famiglie, tra virgolette, normali, danno per scontate. Certo. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Il periodo del lockdown è un periodo che ovviamente ha segnato tutti noi, però mi chiedo, questi cavalli che sono così abituati a stare in mezzo alla gente, ad essere coccolati, curati con tantissimi ragazzi, durante il lockdown immagino che non fosse possibile, recarsi da voi. Come hanno vissuto, secondo te? Cioè, tu hai visto della sofferenza anche negli animali in questo momento di solitudine? Ma non so dirti se hanno vissuto un periodo di sofferenza, a dire il vero, perché loro erano comunque tutti noi operatori che ci prendevamo cura di loro costantemente, non, anche nel giorno di Pasqua o di Pasquetta siamo sempre andati ad accudirli. Non hanno lavorato, quindi in un certo senso in realtà per loro è stata Quindi un forse po' l'hanno vissuta come vacanza. una vacanza. Ecco, all'inizio un po' sì. Però devo dire che ecco, durante il lockdown non c'erano segni particolari, poi è stato un periodo bellissimo, con tanto sole hanno potuto stare all'aperto, ma quello che abbiamo notato invece è che quando i ragazzi hanno ripreso a tornare a lavorare, i cavalli erano proprio contenti di tornare invece alla loro vita e quindi al fatto di riavere l'attività attorno, come se dopo un po' anche il periodo di riposo per loro fosse diventato, insomma, un po' insufficiente, avevano comunque bisogno di essere coccolati e viziati come erano abituati a vedere tanta gente attorno. Questo che vediamo adesso del sito, chi è? Questa è Ayla, una cavalla particolare. Adesso so che il tempo sta finendo, quindi sarò brevissima. Lei è una cavalla che abbiamo comprato a 12 anni e si è ammalata gravemente ad agosto di una malattia che abbiamo faticato a identificare, per cui ha fatto un lungo ricovero nella clinica dell'ospedale di Lodi, che ringrazio perché l'hanno veramente salvata. Era una cavalla destinata a non sopravvivere se non l'avessero curata nel modo adeguato. Ci è costato veramente tanti soldi, abbiamo impiegato tante risorse, abbiamo fatto tantissime raccolte fondi, ma siamo felici perché il giorno di San Siro è tornata a casa e speriamo di poterla recuperare e farla tornare a lavorare con i ragazzi, perché è una cavalla dolcissima, insomma. Adesso è ancora in riabilitazione, ma speriamo proprio torni presto a lavorare. E allora facciamo un in bocca al lupo a, come hai detto che si chiama? Ayla. Laila. Allora, un in bocca al lupo a lei e complimenti a te per questa attività e mi raccomando, seguite l'attività di Sogni e Cavalli e insomma, chi ci ha seguito oggi volesse far parte di questa grande famiglia può farlo, può contattarti quindi e venire a dare una mano. Assolutamente sì, tantissimo. Va bene, allora speriamo che possano arrivare nuovi volontari e nuova forza lavoro. Maria Elena, ti ringrazio per essere stata nostra ospite questa mattina e in bocca al lupo per tutto, ci riaggiorneremo sicuramente presto. Grazie mille a voi e buona giornata a tutti.